Siamo qua a Milano alla 10ª edizione di Re Panettone e siamo con Marcozzi Claudio, chef pasticcere della pasticceria Picchio di Loreto. Perfetto. Quest'anno cosa ci ha portato in fiera? Quest'anno abbiamo portato chiaramente una vasta gamma di panettoni, perché comunque chi viene in fiera ama trovare sia il panettone classico che i panettoni dell'ultima moda, dell'ultima creazione. Quindi quest'anno abbiamo portato, oltre al panettone classico, il panettone classico all'olio d'oliva per gli allergici al lattosio, abbiamo portato il gianduia amarene, il pistacchio amarene, abbiamo portato il classico arancio e noci, cioccolato bianco e frutti di bosco, il pandoro e basta. Adesso non mi ricordo altri. E invece il prodotto che vi distingue dagli altri quale sarebbe? Il prodotto che ci distingue dagli altri probabilmente è il Bocelli. Il cioccolato bianco e frutti di bosco è un nostro cavallo di battaglia, che ormai da 2-3 anni che produciamo, è una ripetizione dei gusti delle torte che facciamo in negozio, quelli che vanno via per la maggiore, e da 2 anni che abbiamo voluto riprodurre gli stessi gusti nel lievitato, nel panettone. Questi gusti vengono chiamati la selezione e sono gusti particolari, e quindi sono gusti che comunque vanno un po' fuori dal seminato, dal normale. Invece per quanto riguarda la lavorazione del panettone? Oddio, la lavorazione del panettone è una lavorazione abbastanza lunga e complessa, che richiede comunque molta, molta esperienza, molta pazienza, anche perché comunque va dal rinnovo almeno quotidiano del lievito fino alla partenza dell'impasto vero e proprio. Noi in laboratorio partiamo la mattina alle 6:30 a rinnovare la prima volta il lievito. Il lievito viene rinnovato per 3 volte, ogni 3 ore e mezza, massimo 4 ore. L'aspetto visivo del lievito, per far sì che noi capiamo, che abbiamo la percezione che sia pronto, deve essere triplicato in questo lasso di tempo, deve avere un aspetto bianco con un bel sapore di miele, e tutto questo fa sì che ci fa avere la percezione che il lievito è pronto e maturo per impastare. Impastiamo dopo 12 ore dal primo rinnovo, facciamo il primo impasto serale, viene fatto poi lievitato per 10, 11, massimo 12 ore. La mattina poi viene ripreso l'impasto, viene rimpastato di nuovo, messo nei pirottini e lasciato lievitare ancora dalle 6 alle 8 ore. Tutto questo ci porta ad avere un prodotto che la lunga lievitazione data da questo lievito particolare, che si chiama lievito naturale, conferisce al prodotto una carica di aroma, di bouquet aromatico veramente particolare. Questo chiaramente abbinato alla scelta di materie prime di qualità e al giusto abbinamento che noi chiaramente in base al nostro estro riusciamo a proporre ai clienti. E come sta andando adesso la fiera? Ma questa è la 10ª edizione di questa fiera. Noi ormai facciamo parte di questo nucleo, questo pool di pasticceri scelti da Stanislao Porzio per rappresentare la massima qualità dei panettoni in Italia. Pensate che per far parte di questo gruppo di persone vengono selezionati, assaggiati, ci sono dei paletti ben stretti dove non possiamo utilizzare se non materie prime di qualità, non possiamo utilizzare conservanti, non possiamo utilizzare emulsionanti, monodigliceridi per esempio, eccetera eccetera. Questa appunto, come dicevo, la 10ª edizione, sta andando molto bene, come vedete l'afflusso di persone è veramente notevole. Anche se la location quest'anno è un po' decentrata da quella degli altri anni, storicamente era un po' più in centro, un po' più diciamo collegata a quello che era la rete urbana, tipo metropolitana e quant'altro. Qui siamo un po' decentrati, comunque non pensavo che ci fosse tutta questa affluenza nonostante anche il cattivo tempo che imperversa su Milano. Quindi sono ovviamente soddisfatto, nel senso che più gente c'è, più possibilità di contatti abbiamo, e quello che cerchiamo andando fuori a promuovere il nostro prodotto fuori regione. E come vi siete preparati alla fiera? La preparazione della fiera è stata chiaramente abbastanza dura, come dicevo, perché comunque è stata a cavallo di un altro, a cavallo più che a cavallo, a seguire un altro
impegno molto importante che abbiamo avuto noi pasticceri delle Marche, in quanto abbiamo avuto, diciamo, più o meno 20 giorni fa, un mese fa, un altro evento molto importante che è stato il 23° simposio dell'Accademia Maestri Pasticceri Italiani, che quest'anno è toccato organizzarlo a noi quattro pasticceri delle Marche. Me compreso, quindi abbiamo organizzato questo simposio. Per chi non conosce l'Accademia, è un'associazione di pasticceri artigiani fondata ormai ben 24-25 anni fa da Gino Massari, dove ci proponiamo di utilizzare appunto la promulgazione della qualità in pasticceria, il recupero delle vecchie ricette e la sua rivisitazione, quindi in qualche modo recuperare le vecchie ricette, recuperare quello che era la storicità della pasticceria e cercare appunto di promuovere la qualità in tutte le sue latitudini, dall'utilizzo appunto delle materie prime, dall'utilizzo dalla produzione in ambienti a norma HACCP per esempio, quindi igienicamente a posto e anche alla qualità dell'aspetto visivo dei prodotti che proponiamo. Questo evento è andato veramente bene, è stato ricco di, più o meno come il Repanettone, ricco di affluenza di clienti e di visitatori. Questo ci ha permesso appunto di arrivare a questa manifestazione abbastanza affaticati, nel senso che abbiamo avuto veramente un periodo abbastanza carico di lavoro. Però devo dire che comunque siamo riusciti anche in questo periodo a carico di lavoro a portare al Repanettone della qualità veramente, veramente alta.